L'aereo era decollato solo da 25 secondi quando i piloti hanno notato strani rumori e vibrazioni. Hanno provato a risolvere la situazione in vari modi, ma non è valso a nulla. I motori continuavano a bloccarsi. E a poco più di un minuto dall'inizio del volo, quando l'aereo aveva raggiunto i 914 metri, si sono guastati entrambi i motori, prima quello di destra e due secondi dopo quello di sinistra. I piloti hanno deciso di rientrare nell'aeroporto appena lasciato, mentre provavano a riavviare i motori. Niente sembrava funzionare. L'equipaggio ha deciso di scendere di quota, provando a guadagnare un po' di velocità per la planata. Ma presto si sono resi conto che all'aeroporto non ci sarebbero arrivati. L'aereo stava per schiantarsi. È stato allora che si è verificato il cosiddetto miracolo di Gotrora. La mattina prima che il volo partisse, come sempre sono state eseguite le regolari procedure prepartenza. Il tempo era bello e i membri dell'equipaggio erano piloti esperti. Un capitano danese di 44 anni con oltre 8.000 ore di volo alle spalle e un primo ufficiale svedese di 34 anni con 3.000 ore. Insomma, niente sarebbe potuto andare storto. L'aereo, tra l'altro, era nuovo di zecca. Era un McDonnell Douglas MD-81 soprannominato Dana Viking e aveva effettuato il suo primo volo il 16 marzo 91. In quel fatidico giorno, l'aereo era in servizio da soli 9 mesi. A bordo c'erano 122 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio. Il volo 751 della Scandinavian Airline era un volo di linea da Stoccolma, Svezia, a Varsavia, Polonia. Lungo la rotta, l'aereo avrebbe fatto scalo a Copenaghen, Danimarca. L'aereo è decollato da Stoccolma, come da programma, alle 8.47 ora locale. A quel punto, i passeggeri a bordo erano già condannati. E tutto a causa di una terribile sequenza di eventi accaduti prima della partenza, la sera prima. L'aereo è arrivato all'aeroporto di Stoccolma dopo un volo partito da Zurigo. Erano le 22.09. Ha trascorso la notte fuori dal gate, faceva freddo. Le temperature erano scese appena sopra lo zero. E a peggiorare ulteriormente la situazione sono stati 2.700 kg di carburante raffreddatisi durante il volo, rimasti nei serbatoi delle ali. Il carburante era così freddo perché l'aereo volava ad altitudine di crociera, dove la temperatura dell'aria esterna oscillava tra i meno 52 e i meno 62 gradi centigradi. Il volo da Zurigo era durato circa 1 ora e 40 minuti. Poco dopo la mezzanotte, un tecnico di volo è andato a controllare l'aereo e ha rimosso un po' di fanghiglia dal carrello di atterraggio per esaminarlo. Verso le 2 del mattino, prima di andarsene, ha notato del ghiaccio che ricopriva la parte superiore delle ali. Al mattino la situazione si era aggravata ancora di più. Sopra alle ali si era formato uno strato di ghiaccio trasparente, quasi invisibile. L'aereo doveva lasciare il gate intorno alle 8.30. Un'ora prima della partenza, il meccanico responsabile dell'aereo si è accorto che anche la parte inferiore delle ali era ricoperta da uno strato di ghiaccio. Così ha deciso di assicurarsi che non ci fosse ghiaccio sulla parte superiore. È salito su una scala e ha messo un ginocchio sull'ala. Poi si è piegato in avanti per toccare la parte anteriore. Ghiaccio non ce n'era, solo un po' di fanghiglia. Il meccanico si è quindi apprestato a controllare la presa d'aria di uno dei motori. Non ha riscontrato nulla di anomalo. Subito dopo, il personale ha usato più di 1.000 litri di antighiaccio per rimuovere il ghiaccio dall'aereo. Il meccanico si è consultato con il comandante e ha ordinato al personale di sbrinare anche la parte inferiore delle ali, dato che c'era ghiaccio anche lì. Ma nessuno ha pensato a ricontrollare se ci fosse del ghiaccio trasparente sulla parte superiore. Dopo aver terminato la procedura, il meccanico ha detto al comandante: «Qui abbiamo finito. Sbrinamento terminato. C'erano molta neve e ghiaccio, ma ora è tutto ok». Il comandante ha ringraziato il meccanico e ha continuato a svolgere le procedure prevolo. L'aereo ha rullato sulla pista. I sistemi antighiaccio dei motori erano accesi e non mostravano malfunzionamenti. Eppure, in seguito, diversi passeggeri hanno affermato di aver visto il ghiaccio scivolare dalla parte superiore delle ali mentre l'aereo era in decollo. Comunque l'aereo è decollato e si è diretto a Stoccolma. Ma poco dopo si sono staccati dei pezzi di ghiaccio che, con quella velocità, si sono schiantati contro le ventole dei motori vicino alla coda, su entrambi i lati dell'aereo, rovinando le pale. Il motore si è bloccato a più riprese. E il resto è storia.
Nel frattempo in cabina, il comandante della Scandinavian Airline, Per Holmberg, a bordo come passeggero, ha notato che c'era qualcosa che non andava. In un primo momento ha informato l'assistente di volo, seduta sullo strapuntino, che il motore destro stava andando a scatti. Lei ha cercato di mettersi in contatto con l'equipaggio di volo, senza successo. Dopo, il comandante non in servizio si è precipitato in cabina di pilotaggio e ha chiesto se poteva dare una mano. Il primo ufficiale gli ha consegnato la lista di controllo di emergenza e il capitano gli ha chiesto di avviare il propulsore ausiliario, una piccola turbina a gas nella coda dell'aereo. I consigli e l'aiuto di Holmberg sono stati inestimabili, ma hanno salvato l'aereo e i passeggeri. Quando l'aereo è uscito dalla coltre di nuvole a un'altitudine di 270 metri, i piloti si sono resi conto che non avrebbero avuto abbastanza tempo per tornare all'aeroporto. Bisognava per forza fare un atterraggio di emergenza immediato. Il pilota assistente ha passato l'ordine all'equipaggio, che ha iniziato a preparare i passeggeri. C'era un grande campo a nord, ma il capitano si è reso conto che non avevano abbastanza tempo per raggiungerlo. Quindi ha scelto un campo più piccolo in un'area boschiva lungo la rotta, non lontano dal villaggio di Gottrora, nell'Upland in Svezia. L'aereo era a soli 420 metri da terra quando il copilota ha iniziato ad allungare i flap. A un'altezza di 55 metri, il capitano ha riferito al controllo di Stoccolma: «Ci stiamo schiantando a terra». 7 secondi dopo, l'aereo ha colpito diversi alberi e ha perso un grosso pezzo dell'ala destra. A quel punto il carrello di atterraggio era già stato predisposto e la velocità era diminuita a 224 km orari. Pochi istanti dopo, la coda dell'aereo ha colpito il suolo e si è staccata. L'aereo ha poi continuato ad andare avanti, a contatto col suolo, ad alta velocità. Ha percorso 110 metri, tutti ben segnati a terra dal carrello di atterraggio. A un certo punto l'aereo ha perso il carrello di atterraggio principale e anteriore. La fusoliera si è rotta in 3 parti. Per miracolo non c'è stato nessun incendio. Guardando le foto dell'incidente con l'aereo distrutto e i pezzi sparsi per tutto il campo, è difficile credere che tutte le 129 persone a bordo siano sopravvissute. Un miracolo, davvero. Consentito però anche dalla pronta reazione degli assistenti di volo e dalle corrette istruzioni date ai passeggeri. Non si sono fatti prendere dal panico e hanno indicato la posizione di sicurezza da adottare appena in tempo per evitare vittime. Cosa ancora più sorprendente, quasi tutti i passeggeri, tranne 4, sono usciti dall'aereo da soli. Non c'è da stupirsi se si parla di miracolo. L'aereo però non è stato così fortunato. È stato danneggiato così gravemente da essere irrecuperabile. Tutti hanno elogiato le azioni dell'equipaggio. L'atterraggio era stato gestito incredibilmente bene, specialmente in una situazione così pericolosa e sviluppatasi in breve tempo. Il comandante ha ammesso che pochi piloti sono costretti a mettere alla prova le abilità acquisite durante l'addestramento, almeno non a quel livello. Ha riferito di essere orgoglioso del suo equipaggio e sollevato dal fatto che tutti fossero sopravvissuti. E non è mai tornato a pilotare aerei di linea.